rimonta solo sfiorata per i Latins. Contro i torinesi di Crocetta, terza forza del campionato, la squadra di coach Marco Cardano inizia malissimo, chiudendo il primo quarto con solo 5 punti realizzati. La squadra rientra fino almeno 8, ma i torinesi reggono e chiudono il primo tempo con un ampio vantaggio. La svolta nel terzo quarto, il Teens trova canestri, trova anche soprattutto il quintetto giusto, con Amoruso, con Squizzato e con Zie, e si riporta sotto di 6 lunghezze. Capitan Maffeo, con 2 triple consecutive, mette la freccia sul 57-56. Però un altro parziale dei torinesi sembra mandare ancora una volta a KO il Teens, ma ancora una volta 6 punti di Squizzato valgono il meno 3 a 2 minuti dalla sirena. I biellesi sprecano poi i tiri decisivi. Il presidente D'Agostino, nel finale, più che per il risultato, non è soddisfatto per l'approccio alla partita. Qui con il presidente Luciano D'Agostino ti lascio subito la parola. Certo, bella partita, purtroppo persa da noi con le nostre stesse mani, con gli errori da sotto e le percentuali da tiro. E come detto nello spogliatoio, urlando non poco, non deve più passare il messaggio che gli altri sono più forti di noi. Questa sera abbiamo dimostrato con Casale, abbiamo dimostrato con Collegno, noi possiamo perdere e vincere con chiunque, dipende da noi. Lo sport è questo, se parti già con delle idee di essere inferiore, fai prima a non giocare la partita. Ai ragazzi, con i ragazzi mi sono complimentato per la partita, ma non va bene il messaggio che passa che noi siamo inferiori come squadra. Non è assolutamente vero, il punteggio lo dimostra. Dico soltanto che con quelle due palle perse di meno sul primo passaggio dal centro, dal play alla guardia, sanguinose, perché 4 punti in contropiede, 2 contro 0, noi non avremmo perso la partita. E nessuno mi farà mai credere il contrario, perché questa è la verità. Non voglio parlare degli arbitri, gli arbitri fanno quello che possono, ma noi abbiamo letteralmente regalato la partita a Crocetta. Grazie. Con Samuele Pasqualini, 18 punti, hai rispettato le tue medie, direi che sei partito anche benino nel primo quarto. Sì, sono partito bene, poi man mano hanno alzato l'intensità difensiva, hanno messo le mani addosso, sono stati bravi, per fortuna i miei compagni tramite organizzazione e intensità si è riusciti comunque a tenerli sempre dietro e a finire bene, sono comunque contento della partita. Palazzetto questo che è speciale per te, dalla 2 alla C-Gold, il Teens, Biella, canestri che conosci molto bene. Sì, sicuramente ogni volta sono sempre molto felice di giocare qua, è sempre un piacere con tutta questa squadra, poi ovviamente legge dell'ex, oggi sono contento di aver vinto.